Eddie Vedder suona nel parcheggio dello stadio di Chicago. Eddie Vedder, cantante e leader dei Pearl Jam, è un tifoso sfegatato dei Chicago Cubs, la squadra di baseball di Chicago e, appena può, non perde occasione per andare allo stadio ad applaudirla. Qualche giorno fa, Vedder era nel parcheggio del Wrigley Field, lo stadio dove aveva appena assistito alla vittoria dei Cubs, quando ha sentito due ragazzi suonare un pezzo dei Led Zeppelin. La gioia per la vittoria della squadra del cuore. Il cantante si è quindi avvicinato ai due ragazzi, Manny Miller alla chitarra e Jack McKay alla batteria e, forse complice la gioia per aver visto vincere la sua squadra del cuore, ha voluto suonare qualcosa con gli increduli giovani. Imbracciata la chitarra elettrica, Vedder ha cominciato a suonare The Shaker degli Who e poi l'inedito duo si è lanciato in una particolare versione busker di un classico dei Pearl Jam, Corduroy. I due ragazzi, che fanno parte di un gruppo indie rock, i Royal Outsiders, non riuscivano a credere di star realmente suonando con uno dei loro idoli. Così come non ci credevano le persone che, sentendo suonare per strada, si sono avvicinate al trio, riprendendo con i cellulari quel particolare momento storico. Eddie Vedder è molto legato al Wrigley Field, infatti ha girato nello stadio di Chicago il prossimo film concerto dei Pearl Jam, in occasione della prima vittoria dei Chicago Cubs alle World Series dello scorso anno, dopo oltre un secolo. Let's Play It Bo, questo è il nome del documentario registrato il 20 e il 22 agosto 2016 al Wrigley Field di Chicago. Il film concerto sarà proiettato in alcuni cinema americani dal 27 settembre e, in contemporanea, usciranno anche un CD, un vinile e un home video. Il titolo prende il nome da una famosa frase detta da Ernie Banks dei Chicago Cubs, per motivare i compagni di squadra, It's a beautiful day, let's play it ball. È una bellissima giornata, giochiamone due. Eddie e l'amicizia con Chris Cornell. Eddie Vedder era molto amico di Chris Cornell, il leader dei Soundgarden che si è tolto la vita lo scorso 18 maggio all'età di 52 anni. Più che amico, Vedder considerava Cornell suo fratello maggiore e ci ha messo un po' di tempo prima di esprimere pubblicamente il dolore per la perdita dell'amico. Poi, in occasione di un concerto a Londra, ha voluto leggere una lettera, senza mai nominare Cornell, ma è stato chiaro fin da subito che quelle parole fossero per Chris. Il dolore e l'affetto per l'amico e collega è tutto nelle parole di Eddie, che non riesce ancora a credere a quello che è successo. Due giorni dopo la notizia della sua morte dormivamo in questa piccola casa vicino all'acqua, un posto che avrebbe amato. E questi ricordi mi hanno invaso, sarà stata l'una di notte. Ricordi importanti, ricordi a cui penso continuamente, ricordi che erano come muscoli grossi e forti. Non sono riuscito a fermarli. Non riuscivo a dormire, era come se i vicini sentissero la musica a un volume troppo alto. Poi le cose sono andate meglio, sono arrivati i piccoli ricordi. E io li ho lasciati andare, e andare. Mi sono reso conto di quanto sono fortunato ad avere ore e ore ricche di e lo sapete, ognuno di questi ricordi è stato veloce e io ne ho ore e ore. Quanto sono stato fortunato. Non volevo essere triste, volevo essere riconoscente. Continuo a pensare a quei ricordi, vivranno per sempre nel mio cuore. Gli vorrò bene per sempre.